Mario Turco, buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vengo da lei, Turco. Lei ieri ha parlato di un bidone di Stato, riferendosi all'amministrazione straordinaria e al commissariamento. Il sottosegretario Durigon sollevava, la questione dell'atteggiamento di ArcelorMittal. ArcelorMittal non è nuova a comportamenti del genere, ha provato a fare cose simili anche in Francia, ma parliamo del lontano 2000. 15-2016, poi il governo francese ha deciso in qualche modo di entrare nell'azienda e quindi la situazione fu diversa da quella che è stata da noi. All'epoca ovviamente c'è stata, poi lo sappiamo, la gara che venne indetta con il ministro Calenda, venne poi in parte messa in discussione, poi alla fine si arrivò comunque ad un accordo di base, ma si può veramente dare tutta la colpa a questo governo di questo atteggiamento predatorio di ArcelorMittal o forse alcune verifiche dovevano e potevano essere fatte anche prima? Ma innanzitutto il governo in questi 17 mesi si è accorto solo ora che ArcelorMittal andava via da Taranto, andava via da Acciaierie d'Italia. In 17 mesi non ha prodotto nessuna soluzione, solo in queste ultime settimane ha cercato di trovare un accordo consensuale per la sua uscita. I governi precedenti, il governo Conte 2 aveva fatto un cambio di paradigma, la nazionalizzazione da una parte per garantire le tutele ambientali e sanitarie che devono precedere qualsiasi decisione industriale e poi cercare soprattutto una diversificazione industriale con la riconversione economico-sociale e culturale del territorio. Purtroppo già nel corso del governo Draghi questo progetto e questo cambio di paradigma è stato fermato e si è bloccato completamente nel corso del governo Meloni, che non ha prodotto soluzioni e oggi, non avendo soluzioni a disposizione, prepara l'ennesimo bidone di Stato, così come fece Renzi nel 2015, gettando la spugna e lasciando i debiti ai fornitori dell'acciaieria. Il territorio di Taranto ha già pagato un prezzo carissimo nel 2015 con oltre 350 milioni di perdite su crediti, oltre 150 imprese che dovettero chiudere e oggi ci risiamo con i licenziamenti che verranno fatti per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto che non avranno assolutamente delle tutele e così come le imprese dell'indotto che non hanno tutele. Io mi chiedo, com'è possibile che la politica italiana e questo governo in particolar modo, così come anche i governi che si sono succeduti in questi oltre 10 anni, hanno salvato il sistema bancario nazionalizzando le banche in crisi e qui a Taranto non si riesce a effettuare un'operazione di nazionalizzazione con il risanamento che solo lo Stato può andare a realizzare quando lo Stato decide di intervenire e decide di intervenire con un progetto serio, lo Stato ci riesce. Quindi noi chiediamo ancora una nazionalizzazione al fine di garantire tutti i soggetti coinvolti e soprattutto le tutele ambientali e sanitarie di cui il governo non ha speso una parola e continua a non anteporre il problema ambientale. Oggi quegli impianti sono ancora sotto sequestro e c'è un'ennesima indagine della magistratura che sta accertando che ancora inquinano nonostante 10 anni che tutti parlano di ambientalizzazione di quella fabbrica, ma oggi ancora ci sono dei superamenti dei livelli soglia di inquinamento per cui noi dovremmo chiederci, ma questi impianti possono ancora essere utilizzati dato che ancora creano danno alla salute e all'ambiente? O forse sarebbe meglio a questo punto fare un Ragionare piano su una di riconversione. diversificazione industriale? Ah, diversificazione, dice abbandonare completamente l'acciaio o semplicemente ragionare su un No, tipo di ci produzione sono delle diversa? nuove tecnologie perché noi ci dobbiamo chiedere come fanno gli altri paesi a produrre acciaio senza inquinare, senza avere i problemi dell'ex Ilva. Ci sono delle nuove tecnologie, noi possiamo andare a utilizzare queste nuove tecnologie così come stiamo facendo. Perché io chiedo al ministro Giorgetti che da oltre 3 anni è al fascicolo sulla scrivania, prima come ministro dello sviluppo economico, oggi come MEF. Perché ha definanziato insieme al ministro Fitto il 1,2 miliardi che erano nel piano nazionale di ripresa e resilienza per realizzare a Taranto i forni elettrici da 2 milioni di produzione di tonnellate? Questo è uno degli esempi
per la diversificazione industriale. Il problema è che la Lega e questo governo non vogliono che Taranto diversifichi e abbandoni definitivamente il carbone, che è il Adesso ci vero arriviamo. problema del ciclo integrale. Se Turco, posso fare una sono, battuta. diciamo, ecco, prego, però vorrei dire che forse ci sono delle aperture da registrare, o no? Allora, io innanzitutto volevo fare due osservazioni. Il collega Durigon dice che stanno cercando di salvare un malato. Io dico che loro stanno cercando di salvare un morto che cammina e non se ne sono neanche accorti che quell'impianto è un morto che cammina. Dall'altra parte volevo anche evidenziare il governo. Sindaco. Oltre ai 680 milioni di prestito buttati dalla finestra degli italiani con uno spreco di denaro pubblico, adesso stanno facendo un ennesimo prestito ponte di altri oltre 350 milioni, arriveremo a 1 miliardo. Ma dicono che con queste risorse hanno salvato l'azienda, hanno salvato chi? Che il prezzo qui lo stanno pagando gli italiani da una parte con questi prestiti inutili, dall'altra parte stanno trasferendo, diciamo, il tema e la responsabilità alle imprese. Per cui io chiedo a Duricon: ma le fatture dei fornitori chi le pagherà? Se le pagheranno loro Però stessi le Turco, mi fatture? perdoni, ma se si nazionalizza non si mette sulle spalle degli italiani comunque il No, perché costo loro non dell'IVA? vogliono nazionalizzare, loro stanno dichiarando il fallimento dell'impresa. Con l'amministrazione straordinaria, l'impresa viene dichiarata fallita, per cui le fatture dei fornitori rimarranno in pancia alle stesse aziende dell'indotto. Questo è il tema, così come è accaduto nel 2015. Non è che dobbiamo andare lontano nella storia economica, cosa significa e quali sono gli effetti di un'amministrazione straordinaria. Con l'aggravante che questa volta Acciaierie d'Italia non ha neanche una sedia all'interno dell'attivo patrimoniale, perché gli impianti sono di proprietà dell'ex Ilva INAES, per cui Acciaierie d'Italia oggi non potrà mettere nulla sul mercato per pagare i debiti pregressi. Per cui qui ci sarà veramente un bidone di Stato a carico delle aziende dell'indotto. Questa è la verità, con Allora, le aziende licenziamenti che si dell'indotto, aggirano intorno ai 5.000 licenziamenti dell'indotto. l'abbiamo Questa detto sin è un'esclusiva. dall'inizio, Turco. Turco, vengo da lei, però io vorrei chiederle, fare quest'ultima domanda rispetto al giurì d'onore, perché ieri abbiamo visto le dichiarazioni, non le abbiamo viste perché erano ovviamente, diciamo, in forma riservata, però sono state le dichiarazioni del Presidente Conte. Oggi a mezzogiorno è atteso il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sostiene di essere, almeno non l'ha detto pubblicamente, ma secondo quanto apprendiamo da varie fonti, e si sente abbastanza sicura rispetto alle documentazioni che porterà a sostegno delle sue dichiarazioni e del fatto che comunque per quanto riguarda la riforma del MES, il governo Conte in realtà ha agito con il via libera in un momento in cui era in carica, ma lo era per gli affari correnti. Ma innanzitutto c'è una deriva di mancanza di senso istituzionale, oltre che etico e morale. Il paese va verso addirittura un senso di mancanza proprio istituzionale, e la presidente Meloni ne ha dato proprio un esempio in Parlamento, dicendo una serie di non verità e di falsità. Per cui il presidente Conte ha fatto benissimo a chiedere il giurì d'onore per fare chiarezza e fare soprattutto verità, perché la cosa antipatica è che un presidente del Consiglio viene in aula per raccontare delle falsità nei confronti di un collega parlamentare e prima ancora di un ex presidente del Consiglio. Il MES sappiamo tutti, diciamo, ci sono state 40 discussioni nelle aule parlamentari nel corso del governo Conte 2. Il presidente Conte ha riferito ben 14 volte tra Camera e Senato, per cui c'è stata tutta la discussione, e quando c'è stata poi quella interlocuzione per il MES e con riferimento poi al rafforzamento dell'unione bancaria, c'era un governo in carica perché eravamo a dicembre. Vorrei ricordare che la caduta del governo Conte 2 avvenne a febbraio.
Quindi adesso attendiamo i risultati del giurì d'onore. Noi abbiamo rimesso alla commissione che è stata istituita prontamente. Qui bisogna dire che Riconoscerlo. il presidente Fontana è stato sensibile. Quindi attendiamo adesso che i diversi colleghi parlamentari facciano chiarezza e poi io mi auguro che per il futuro ci sia questo rispetto reciproco in Parlamento, perché il senso istituzionale deve sempre prevalere rispetto alle questioni politiche che devono sottostare invece a quel rispetto nei confronti delle istituzioni. Lo sapremo ovviamente ad inizio febbraio, ricordiamo poi al 5 Stelle che comunque, come lei ci ricordava, ha lavorato per dare questo via libera alla ratifica del Fondo Salva Stati, del MES come parte dell'Unione Sì, però Bancaria, noi poi stavamo però lavorando si è sempre schierato. in una logica di pacchetto, cioè noi non avevamo Una ratificato logica di pacchetto. nulla, Sì, perché questo la sappiamo. Meloni è stata costretta a ratificarlo. Ne ringraziamo Mario Turco e noi ci rivediamo tra pochissimo.